Ok, allora adesso vediamo una tecnica per il calcolo della matrice di transizione dello stato. Si chiama metodo di Sylvester. Allora, che è valido solo per il tempo continuo e lo utilizzeremo perché ci semplifica la vita nel calcolo di un caso specifico che poi sfruttiamo da oggi pomeriggio. Allora, è noto dall'analisi, lo cerchiamo in mostra, che l'esponenziale di matrice è uguale, non è un'approssimazione, è uguale a una sommatoria finita di potenze della matrice A moltiplicate per dei coefficienti che sono funzioni del tempo, sono funzioni a valori reali e sono incognite, nel senso che adesso, diciamo, dobbiamo capire come trovarle in base alle proprietà della matrice A. Come si trovano? Si imposta un sistema di equazioni che è diverso in base agli autovalori della matrice. Per cui, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo andare a calcolare gli autovalori della matrice. Se hanno molteplicità unitaria, possiamo impostare un sistema di questo tipo, ora lo riscrivo. Però prima di farlo vi chiedo, ma se io dico autovalori a molteplicità unitaria, devo fare la differenza fra la molteplicità algebrica e quella geometrica? Vediamo un attimo di ripetere quali sono la molteplicità algebrica e quella geometrica. Gli autovalori e gli autovettori sono quell'insieme di valori complessi per gli autovalori e di vettori per gli autovettori che soddisfano questa equazione. Noi sappiamo che dalla definizione questo significa che dobbiamo trovare tutti quanti gli autovalori che soddisfano questa equazione. Ma questa equazione è ancora una volta il polinomio caratteristico. Dopodiché prendiamo ognuno di questi autovalori, lo mettiamo qua dentro e troviamo che cosa? Troviamo uno o più autovettori associati in base alla molteplicità algebrica e geometrica. Quindi rivediamo quali sono. Quella algebrica è di quante volte l'autovalore e soluzione del polinomio caratteristico. Dopodiché, dal punto di vista sostanziale, se il mio autovalore ha molteplicità unitaria, c'è un solo autovettore, punto. E sicuramente esiste, perché io l'autovalore è proprio quel valore che annulla il determinante, quindi questa cosa qui sicuramente esiste, cioè qua sarebbe il nullo di questa matrice, sicuramente è diverso da zero, perché il lambda è proprio quello che mi crea un nullo diverso da zero. Quindi molteplicità unitaria, autovettore esiste, punto. Ok? Ma se è molteplicità maggiore di 1, diciamo due volte. Questo è il mio polinomio caratteristico, va bene? Quali sono le radici? 1, 1, 2. Allora 1, 1, molteplicità algebrica pari a 2, va bene? La molteplicità geometrica
dal punto di vista formale è la dimensione del nullo di A meno lambda con I quando ci vado a mettere 1. Dal punto di vista sostanziale, se questo autovalore che ha moltiplicato 2 a questo autovalore corrispondono due autovettori, moltiplicità geometrica pari a 2, ma se corrisponde un autovettore a moltiplicità geometrica pari a 1. Bene? E facciamo dopo un esempio numerico. Quindi la moltiplicità geometrica è sempre minore o uguale a quella algebrica, e quindi se io dico moltiplicità unitaria non devo specificare, perché se è 1 è 1, sia algebrica che geometrica. Bene? Questa, che è una cosa abbastanza, diciamo, avanzata nell'ambito dell'algebra lineare, che non si studia, non si studiava neanche col vecchio ordinamento, perché la dobbiamo perché ci serve? In realtà io, diciamo, sul concetto della moltiplicità geometrica ci interessa perché entra in gioco proprio nell'analisi del modale dei sistemi dinamici. E mi fermo, diciamo, prima di quello che è la situazione più complessa dell'analisi modale. Lo vedremo, arriveremo a fare l'analisi modale, ci fermiamo un attimo prima perché il concetto successivo è troppo, diciamo, oneroso dal punto di vista simbolico. L'autovettore generalizzato, diciamo, non si studia e ce lo risparmiamo. Però un minimo ne abbiamo bisogno, cioè questi concetti qui ne abbiamo bisogno. Ok, quindi a moltiplicità unitaria io che cosa faccio? Io imposto un sistema in cui, guardate, la prima riga che ho beta con 0 di t per 1, sarebbe lambda con 1 elevato alla 0, più beta con 1 di t per lambda con 1. Lambda con 1 è un numero, va bene? Perché l'ho appena trovato. Allora, guardate questa prima equazione, chi sono le incognite e chi sono i coefficienti? Le incognite sono funzioni del tempo. Quindi beta con 0 è incognita, beta con 1 di t per lambda con 1 è un numero perché l'ho appena trovato. Va bene? È l'autovalore. Qua beta con 2 per lambda con 1 al quadrato. Anche questo. Più, e chi è il termine noto? Il termine noto è una funzione. Perché? È funzione del tempo. Lambda con 1 è sempre il numero del lato valore elevato a meno 3t, per esempio. Va bene? Faccio la stessa cosa nella seconda riga, è tutto uguale, molto semplicemente. Uso lambda con 2 invece di lambda con 1. Bene, questa è l'unica differenza tra la prima e la seconda riga, e poi è elevato a lambda con 2t, cioè è l'unica differenza. E lo faccio per tutti quanti. A questo punto ho un sistema di n equazioni in n funzioni incognite. La matrice dei coefficienti, che lì è indicata con lambda, è la matrice, vabbè, lì non è indicata, ma è banale, perché lambda è uguale 1, lambda con 1, lambda con 1 quadro, lambda con 1 n, 1, lambda con 1, 1, lambda con n, lambda con n. Si dimostra avere rango pieno e quindi essere invertibile. Quindi le funzioni beta sono banalmente date, a questo punto io beta, questo qua è un vettore che contiene tutte quante le funzioni incognite, lambda meno 1 per eta, che è un vettore che contiene tutti quanti i termini noti. Va bene? E allora che osservazione posso fare?
Beh, io posso fare un'osservazione su cosa sta succedendo con i modi di evoluzione. Seguitemi un attimo. Se io dico che x di t, l'evoluzione libera, allora, guardiamo un attimo che sta succedendo a queste funzioni elementari elevate a lambda t. Vediamo come si stanno combinando. Le condizioni iniziali a un vettore di numeri sono le condizioni iniziali, posizioni, velocità, tensioni, correnti, livelli d'acqua in base al modello che stiamo studiando. Questa è una matrice, funzione del tempo, ed è quella che noi adesso vogliamo calcolare. Quindi questa è una matrice. Cosa mi dice il teorema? Questa formuletta, non so neanche il teorema, questa formuletta mi dice che questa matrice funzione del tempo io la posso ottenere come sommatoria di queste che sono funzioni reali scalari che moltiplicano a elevato alla i. Questi sono numeri perché sono i parametri dinamici del mio modello matematico, per cui sono delle matrici a elevato alla 0, alla 1, alla 2, eccetera eccetera, sono delle matrici, ok, di numeri. Se io metto uno scalare davanti significa che io sto moltiplicando tutti gli elementi per questo scalare, per tutti gli elementi della matrice, ok? Ma chi è beta con il beta? Beta è lambda meno 1 per eta. In eta ci sono le funzioni elementari. Lambda meno 1 è l'inversa di questa. Questa è una matrice piena tendenzialmente. Quando vado a fare l'inversa ho una matrice con dei numeri. Quando vado a fare lambda meno 1 per eta, io sto moltiplicando la riga per colonna, ok? La riga di lambda meno 1, tranne situazioni particolari, sono tutti elementi leggermente diversi a 0, non ho ipotesi sul loro valore, ma leggermente diversi a 0. Moltiplicato per eta, questo significa che ognuno di questi beta con i, questo significa che per esempio beta con 1 di t è uguale, se faccio riga per colonna, una sommatoria di elevato a lambda con i di t con questi coefficienti, fatemi mettere degli alfa con questo. Ognuno dei beta è quindi una combinazione lineare di tutte quante queste funzioni che poi si combinano insieme qua dentro, che poi moltiplicano le posizioni iniziali. Questo significa che in ognuno delle evoluzioni libere della x compaiono potenzialmente tutte le funzioni in modi naturali del mio sistema dinamico. E sono necessarie che le posizioni iniziali siano comuni in questo caso? Siano? Allora, l'evoluzione libera con tutto quanto uguale a 0 rimane, diciamo, 0. Quindi ci sono sempre i modi di evoluzione, però non li vediamo per queste specifiche condizioni iniziali. Cosa, a parte, diciamo, il procedimento che è sistematico, no? È banale e anche noioso applicarlo, però che informazione ci dà questo? Ci dà esattamente questa informazione. Tutti i modi, tutte le funzioni elevate a lambda con i t compaiono potenzialmente nell'evoluzione libera di tutti gli elementi dello stato. Bene? Se io ho una molteplicità non unitaria, quello che mi dice il teorema è che io posso, come il metodo di Silvestre, è che io posso continuare ad applicare il sistema, mi devo solamente interessare della molteplicità algebrica per poterlo implementare, e devo mettere un numero di equazioni per ogni autovalore con una certa molteplicità, devo mettere un numero di equazioni pari a quella molteplicità. Molteplicità 2, due equazioni. Vediamo perché perdiamo qualche minuto per capire che questo
è coerente col fatto, e noi sappiamo che possono comparire non solo elevate a lambda t. Quando avete studiato i modi nei sistemi ingresso e uscita, vi ricordate quali erano le funzioni che costituivano i modi? Oltre a quella, t per elevato a lambda t. Allora, elevato a lambda t, poi? T per elevato a lambda t. Poi, polinomio del tempo per elevato a lambda t. Polinomio, t può essere anche t quadro, eccetera, eccetera. Poi? Se lambda è complesso, anche se è così. Come la scrivo? Un attimo solo, voglio, perché dopo ce l'ho dopo. Ho alfa e omega. Poi? Basta? Questo è uguale a questo, ragazzi, non c'è differenza tra questo e questo, perché noi lo studiamo nel dominio del tempo, ma viene da un autovalore complesso, ne prendo due insieme perché prendo il coniugato che so che deve esistere per forza, e so che nel dominio del tempo questo corrisponde ad avere una trigonometria. Quindi se io qui, da qui sono passato a questo, da qui passo a questa versione. L'avete studiato? Vi è mai capitato questa situazione? Vediamo quello che salteremo. Allora, che cosa devo fare? Mi dice il metodo di Silvestre che devo fare la derivata rispetto a lambda. Ora fatemi fare solamente il secondo membro, elevato a lambda con t, derivata parziale rispetto a lambda, che è uguale rispetto a lambda, quindi il coefficiente di lambda è t, quindi è t per elevato a lambda. Va bene? Quindi reale a molteplicità non unitaria, cosa scopriamo? Che compare il modo t per l'esponenziale, che sappiamo essere un modo presente nelle funzioni di trasferimento quando io ho un polo doppio. Va bene? Quindi si conserva una interpretazione, una coerenza di interpretazione. Anche in questo caso mi viene da dire ovviamente, perché altrimenti, diciamo, ci saremmo dovuti porre altre domande. Ok. Professore, una domanda. Sì. Ma lì la derivata non dovrebbe essere rispetto al tempo, anziché rispetto all'anno. Perché? In che senso dovrebbe essere rispetto al tempo? Questa è la formulazione del metodo di Silvestre. Non abbiamo fatto la dimostrazione. Nel senso che uno fa svolto proprio il conto, sembra essere rispetto al tempo. L'arrivata rispetto a x di 3x quanto fa? No, 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 3x, la funzione 3x. Faccio la derivata di 3x. Quant'è la derivata rispetto a x? Derivata parziale. È 3. Sì. E quindi? Ancora non ci piace questo? Un po' più convinto di quello che è scritto là? Sì. Meno. Ok. Allora, questa è l'altro, diciamo, situazione. Vediamo gli autovalori complessi a molteplicità unitaria e questo risultato lo utilizzeremo oggi pomeriggio. Allora, consideriamo quindi il terzo caso è un autovalore complesso, però noi facciamo solamente quello a molteplicità unitaria. Quindi facciamo solamente allora, se io ho una matrice
semplice dinamica, alfa omega meno omega alfa, in cui sono due coefficienti reali, vado a fare il calcolo del determinante, viene lambda quadro, viene viene questo, vado a fare il calcolo e viene lambda è uguale alfa più o meno j omega, va bene? Questa è la diciamo la matrice dinamica con una coppia di due valori complessi coniugati come autovalori. Ok. Il metodo di Sylvester mi dice che io devo applicare lo stesso equazione e quindi V0 più V1 per lambda con 1 uguale E elevato a lambda con 1 T, una volta prendo la parte reale, una volta prendo la parte immaginaria, va bene? In realtà lambda con 1 diciamo, è 1 solo, per cui potrò scrivere elevato a lambda. Quindi queste sono le due equazioni che formano il mio sistema da risolvere. In questo caso noi possiamo anche fare, facciamo i vari di tutti i passaggi. Allora, la parte reale di B0 quanto vale? Beta. Di beta 0 quanto vale? Vale beta 0, perché io so, diciamo, dall'enunciato del metodo di Sylvester che questo è un numero, è una funzione reale, più beta con 1 per lambda e alfa, scelgo uno dei due indifferentemente, alfa più j omega, quindi la parte reale è alfa, quindi qui ho beta con 1 per alfa, se vedete io ho scritto alfa beta con 1, poi la parte reale di elevato a lambda t, se lambda è complesso io so che l'esponenziale complesso è elevato alla parte reale per il coseno e la parte immaginaria più j seno la parte immaginaria, per cui questo è elevato ad alfa t per il coseno di omega. La parte immaginaria, quindi questa è la prima equazione, la parte immaginaria di beta con 0 è 0 e la parte immaginaria di beta con 1 lambda con 1 è omega beta con 1 uguale, quindi elevato ad alfa t per il seno di omega t. A questo punto beta con 1 di t è uguale elevato ad alfa t su omega per il seno di omega t e beta con 0 di t. Vabbè, ho fatto per sostituzione, come faccio a risolverlo se non è così semplice, visto che queste diciamo sono le funzioni? Beh, ho bisogno di un programma che faccia delle operazioni simboliche, perché t è una variabile simbolica, va bene? Lo fanno diversi programmi, perché è molto semplice questa operazione, nel senso non c'è niente di complesso, la variabile simbolica in realtà dà problemi con altri tipi di operazioni, non con questo. Beta con 0 a chi è uguale? Beh, elevato ad alfa t coseno di omega t meno alfa su omega elevato ad alfa t seno di omega t. Conosco beta con 0 e beta con 1, quindi io posso dire che elevato ad a t è uguale beta con 0 più beta con 1 a. Quindi prendo beta con 0 e ci metto questa, beta con 0 veramente è identica, più beta con 1 per questa funzione per la e rimetto la, la metto qua e faccio i calcoli e li abbiamo fatti, nel senso che ora ce li risparmiamo. Questi sono beta con 1 e beta con 0 e per fortuna sono uguali, sì. Dopodiché elevato a t è uguale
beta con 0 per la matrice identità più beta con 1 per A. I calcoli, diciamo, non ce li rifacciamo, ma il risultato è questo. Guardate, elevata ad alfa t, che in questo caso quindi è uno scalare, che moltiplica coseno, seno, meno seno, coseno. Elevata ad alfa t, la parte reale dell'autovalore. Qua c'è la costante di tempo, va bene? Ce lo ricordiamo questo, che quando io ho un autovalore complesso, la parte reale contiene l'informazione sulla costante di tempo, quindi sul tempo di assestamento, e la parte immaginaria sulle sovrallungazioni, sulle oscillazioni. Va bene? Quindi, questa è elevata a t. Ora, elevata a t è la matrice di transizione dello stato e possiamo utilizzarla come riteniamo opportuno. Per esempio, facciamo alcuni esempi adesso. Esempio, questa è una matrice 3x3, c'è una molteplicità algebrica pari a 2 di un autovalore. Calcolo, io questo non la so calcolare a mente, va bene, non è né diagonale né triangolare superiore né triangolare inferiore, quindi programma di calcolo numerico mi dice che gli autovalori sono meno 1, 3 e 3, no, in realtà si può fare a mente, però lasciamo stare, meno 1, 3 e 3, va bene? Allora, come applico la mia brava equazione? Beta con 0, poi meno 1 elevato alla 1 meno 1, meno 1 al quadrato che moltiplica beta con 2, uguale elevato a meno t. Poi, autovalore 3. Beta con 0 più 3 alla 1, 3 al quadrato, uguale elevato a 3t. Poi vado a fare la derivata parziale rispetto a lambda, quindi beta con 0 scompare. Qui ho beta con 1 più 6 beta con 2 uguale t per elevato a 3t. Ora io già so che mi posso aspettare potenzialmente nella matrice di transizione dello stato tutti e tre questi modi combinati tramite dei coefficienti, che dipende poi dai valori che ci sono in A, va bene? Ma elevato a meno t, elevato a 3t e t per elevato a 3t fanno parte potenzialmente dell'evoluzione libera di tutte quante le componenti dello stato, perché tutti e tre sono potenzialmente in tutti i coefficienti della matrice di transizione dello stato. In realtà a volte gli zeri bloccano alcune di queste interazioni dinamiche e questo lo vedremo. Ok? Come lo risolvo questo? Questo l'ho fatto per sostituzione, però diciamo, vi ripeto, se voi in MATLAB dichiarate la variabile simbolica t e voi avete, diciamo, la versione con tutti quanti i toolbox, per cui dichiarate la variabile simbolica e poi date, diciamo, la matrice di coefficienti e il vettore dei termini noti in cui c'è la variabile simbolica, lui vi trova la soluzione senza problemi. Ok? Quindi io qua l'ho fatto per sostituzione e sono arrivato a beta con 2. E beta con 1 e beta con 0, vabbè, non li ho riscritti. Ma allora questo significa che ho ottenuto tutto, va bene? Io adesso qui vi ho riportato un caso in cui io vado a trovare proprio la funzione analitica dello stato, perché così tocchiamo con mano la presenza di queste funzioni, di questi modi naturali di evoluzione. In realtà noi
diciamo, non troveremo, come vi ho detto altre volte, non calcoliamo l'equazione nell'uscita, utilizziamo altri strumenti per fare quello che dobbiamo fare con i nostri sistemi dinamici. Però questa analisi ci consente di capire, diciamo, qual è la composizione dei modi all'interno di un sistema dinamico. Guardate un attimo, io scrivo questa matrice dinamica, voglio un attimo riflettere su questa matrice dinamica. Allora, non devo dimenticare che questo significa che io ho questo sistema dinamico e questa equazione matriciale, ma questo significa che io ho le matrici mi devono semplificare la vita, no? Altrimenti non servono. Adesso io voglio riscrivere le equazioni una per una. Il mio sistema dinamico è fatto da queste due equazioni. Guardate, indipendentemente dall'ingresso, non lo ho scritto l'ingresso, quando io vado a scrivere le equazioni, io posso fare un'osservazione: la derivata di x con 1, fatemela chiamare la dinamica di x con 1, è influenzata dal valore di x con 1 e dal valore di x con 2, ok? La dinamica di x con 2, cioè la derivata di x con 2, non è influenzata da x con 1. Cosa significa questo? Beh, significa che c'è un accoppiamento, certamente, tra queste due variabili, ma una delle due non influenza l'altra. Ok? E questo in cosa si rispecchia? Nella presenza dello zero nella matrice dinamica. Quindi guardate, la matrice dinamica ci dà delle informazioni sull'eventuale interazione fra parti del mio sistema dinamico. In questo caso mi sta dicendo che c'è un'equazione che non viene influenzata dalle altre, ce n'è una sola, dall'altra, ok? E questo avrà delle conseguenze, può avere delle conseguenze sulla matrice transizione di stato e su, quindi, l'evoluzione libera. Vediamo un attimo. Okay. Che cosa faccio? Calcolo gli autovalori. Matrice triangolare superiore, gli autovalori sono meno 1 e meno 2. Imposto il sistema, e il sistema è banalmente dato da 1 meno 1 elevato a meno t, 1 meno 2 elevato a meno 2t. E poi calcolo la soluzione, beta con 0 e beta con 1. E ci sono, diciamo, tutte e due le funzioni. Ora guardate, elevato a t, io me la scrivo proprio per esteso. Non lo faremo mai questo, lo facciamo adesso per capire, ma noi non ci metteremo mai a fare tutte queste matrici. Immaginate che è già noioso farlo adesso per una matrice 2x2, no? Un sistema dimensione 6 per lo stato sarebbe impossibile. Lo facciamo solo adesso per capire, e solo nel caso 2x2. Allora, io che cosa ho qui? Ho la mia brava matrice elevata a t, e qui mi è dato beta con 0 e beta con 1, li ho appena calcolati e hanno questa espressione qua. Quindi entrambi sono una combinazione lineare dei due modi naturali, elevato a meno t e elevato a meno 2. Li metto qua dentro, moltiplico la matrice identica, quindi quando vado a moltiplicare la matrice identica, quello che io ho è che me lo ritrovo beta con 0 su le due elementi della diagonale. Va bene? Esattamente questi due qua. E beta con 1 moltiplico per la matrice A, per cui me lo ritrovo qua. Ok?
poi faccio la somma e io trovo che elevato a t è uguale a elevato a meno t 0 elevato a meno 2t poi elevato a meno t cioè elevato a meno 2t. Io che cosa ho detto? Ogni elemento della matrice di transizione dello stato è potenzialmente una combinazione lineare di tutti quanti i modi naturali di evoluzione. Potenzialmente la presenza degli zeri fa sì che poi alcune di queste diciamo combinazioni lineari ci siano, altre no. E se non ci sono, vediamo che cosa significa. Questa è la matrice di transizione dello stato, ok? L'ho calcolata, lo faremo come esercizio, ve lo fanno i programmi di calcolo numerico, ottengo questa espressione, questa funzione del tempo, va bene? X con 0 me l'ha dato il problema, ho messo due numeri a caso, 3 e 4, ma allora io so calcolare l'evoluzione libera e la so calcolare in forma simbolica, perché ho tutti gli strumenti per farlo. Quindi l'evoluzione libera elevata a t per x con 0 è semplicemente prodotto di questa matrice, funzione del tempo, per le condizioni iniziali. Quindi l'evoluzione libera di x è questa. E io che cosa noto nell'evoluzione libera di x? Beh, noto qua non c'è elevato a meno t, ok? Quindi perché? Perché c'era uno zero, perché questa equazione differenziale non è influenzata da x con 1 e questo me lo sono ritrovato come me lo sono ritrovato. L'evoluzione libera nell'uscita, la mia c ho scelto diciamo 2 1 riaccoppia i due stati, quindi l'evoluzione libera nell'uscita, se voi guardate, contiene entrambi, devo indicare qua, contiene entrambe le funzioni elevato a meno t e elevato a meno 2t. Va bene? Quindi potenzialmente tutti quanti. Vogliamo anche metterci un ingresso a gradino? Calcolo questo integrale, non lo faremo mai, lo facciamo solamente adesso, ma non lo faremo mai in forma chiusa. Calcolo questo integrale, esce fuori che la forzata è pari a questa espressione. Guardate, la forzata, questo forse lo avete già fatto, lo vediamo bene, cioè lo vedremo quando faremo l'unica lezione nei domini trasformati. Nella forzata compaiono sia i modi dell'evoluzione libera che la forzante. Guardate la forzata di questa qui, è una costante, serve un gradino perché partiamo da t uguale a 0 e poi ci sono i modi. E questo graficamente che cosa mi dice? Guardate questi tre grafici. Noi sopra abbiamo che cosa? L'uscita forzata, che è data da 3 e poi che è il valore a regime e poi ci sono due funzioni esponenziali che vanno a 0 e le ho disegnate sotto, elevato a meno t elevato a meno 2t sono sotto. Allora guardate che cosa posso vedere, come posso leggere questa risposta indiciale. La linea di sopra a regime, se il mio sistema è asintoticamente stabile, sono concetti che già avete, anche se non li abbiamo fatti in questo corso, quindi li posso usare, diciamo. Se il mio sistema è asintoticamente stabile, al regime assume lo stesso andamento della forzante, cioè è una costante. Nel transitorio io leggo gli autovalori del mio sistema, quelli dominanti. Che vuol dire dominanti? Quelli più lenti. Perché quelli veloci si estinguono molto velocemente e non li vedo. Qua sono lo stesso ordine di grandezza, perché meno 1 e meno 2 è lo stesso ordine di grandezza, quindi stanno giocando fra di loro. Se invece avessi avuto meno 1 e meno 100, il meno 100 non l'avrei visto. Bene. Però nella risposta indiciale io leggo il modo dominante del mio sistema dinamico, perché io leggo gli autovalori. Bene, perché sono lì. Me lo dice la teoria, lo vedremo anche nel dominio trasformato, però me lo dice
la teoria. La costante sarebbe il nostro ingresso, giusto? La costante, sì, è il segnale di ingresso, sì. Ok, allora che cosa, diciamo, abbiamo visto adesso? Finiamo qui e ci vediamo fra un'ora. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un metodo per il calcolo della matrice di transizione dello stato, valido solo per il tempo continuo, che ci dà un modo sistematico per calcolare la MTS, e di questo metodo sfrutteremo il risultato degli autovalori complessi per fare poi il calcolo per diagonalizzazione che vediamo più tardi. Domande? Allora ci vediamo alle 2:00.